Scusami Rolfo, ho letto bene, lui è presentato da un circolo magico italiano. Sì, sì, lui vive in Italia ma è cubano di origine. Aveva fatto il mago per molti anni nel suo paese, poi si era fermato, è tornato in Italia, ha ripreso a fare il mago. Nel 2012 ha fatto il campionato del mondo, adesso ci riprova e ha questo numero incredibile che è ritmo, magia, ballo, spettacolare. E la sua specialità sono gli ombrelli, perché guarda, ne ha tirati fuori 50. Ne fa apparire tantissimi. Sì, e devo dirti che è venuto in Italia anche perché a Cuba non piove quasi mai. Quindi adesso qui riesce a piazzarli. In realtà è stato il primo a utilizzare così tanti ombrelli in un numero, adesso lo stanno copiando tutti. Lui è molto arrabbiato per questo. Ah, ebbene, c'è sempre il primo, no? Comunque è incredibile, perché è vero che sono ombrelli, mi dice sì, sono molla, ok, però sono veramente grossi, sono veramente tantissimi. Sì, ne avrà già tirati fuori 30, 40, non lo so. E vedrai il finale è incredibile, fa apparire, vabbè non te lo posso dire, però è incredibile sul serio. E guardate come balla, davvero cubano, eh? Qui sì che si vede che è cubano, ma che... Infatti il suo entusiasmo è contagioso, quasi sempre finisce con Stand Innovation con le persone che impazziscono. Ma signori, contate gli ombrelli che aveva addosso questo uomo. Non si sa se li avesse addosso, ma magari li ha fatti apparire. Ma neanche dal nulla. Fuori da San Siro, ma neanche. Adesso fa una cosa romantica. Oh. Il baby ombrello. Che sì, poverino piccolo. Molto divertente, un bel personaggio. Poi Ernesto è veramente una persona speciale, sempre carica di energia. Così come lo vedi sul palco, lo è anche fuori. Nel 2012 ha partecipato al campionato del mondo e adesso riprova perché vuole vincere. E poi ha girato tutto il pianeta, Questo era il numero di Jerry Lewis, che lui rifà a modo suo, chiaramente. Scommetto che c'è un ombrello. No, dai, no. Figurati. Il gran finale che mi avevi annunciato. Infatti cambia la musica e adesso inizia la produzione finale. Guarda. Saranno un centinaio di ombrelli, quasi. Ma perché è grande e grosso, ma dove c'è di avesse non lo so. Poi riesce anche a ballare, essere tutto sinuoso con tutti gli ombrelli. Contagioso. Pronto per il finale? Ma non è questo il finale? Questo è un pre-finale. Demasiado. No, ma questi sono quelli da spiaggia. Bravo Ernesto. Adesso se tira fuori il canotto e la suocera siamo perversi. Corriamo!